Arda che miele. Andi, compri Arda che. Oh, dobbiamo rifare tutto. Buonasera. Ciao. Buonasera. E adesso vediamo l'espressione che è avere un chiodo fisso. Ecco. Pronta? Sì. Pronta, ok. Sono quelle persone che hanno sempre, dicono sempre quella cosa, che hanno sempre quel chiodo fisso lì in testa. In testa. Esatto, avere un chiodo fisso quando uno ha un'idea fissa in testa, continua a ripeterla, continua a pensarci. Per esempio, potrebbe essere che la nonna si preoccupa sempre se il gas in cucina è chiuso, sì, spento, sempre. Vado a dormire e dice, ma hai controllato il gas? O arriva qualcuno in casa e controlla il gas. Quello è un chiodo fisso. Un chiodo fisso che ho io. Ecco. Ho sempre paura per il gas e lo chiudo. Così che... anche la porta. Esatto, anche la porta di casa. Vado a vedere se è chiusa bene. 8 volte all'ora. Tante volte, è un chiodo fisso. È un chiodo fisso perché... Così anche le acque delle fontane, che sono aperto i rubinetti. Esatto, i rubinetti dell'acqua, chiudere la porta. Il gas della cucina. Il gas della cucina. Poi cosa? Di aver spento il riscaldamento. Ecco, sì. Tutto è per risparmiare anche. No, mica per risparmiare. Anche per risparmiare. Non sprecare. Sì, è un chiodo fisso. Non sprecare la roba. Questo è un chiodo fisso perché... non hanno niente, poverini. Esatto, è un chiodo fisso anche perché sei nata quando non c'era niente. Non c'era niente. Ecco. Avevamo la legna, ma andavamo noi a fare la legna. Ecco. Per il fuoco. Ecco, che dormivate nei letti con le braci della legna. Sì, mettevamo, dicevamo scaldaletto, mm-hmm, e mettevamo le braccia nel letto con un fatto apposta, una scatola così, e scaldava il letto. Ecco, quindi il riscaldamento di una volta era fatto con le braci, ciò che rimaneva dal fuoco lo mettevano intorno al letto per scaldarsi, quindi... Una doppia asse che andava giù, bene, mettevamo dentro il nostro... E scaldava la stanza. Ecco, quindi è un chiodo fisso, ma... io andavo a vedere, avevo il chiodo fisso che non andasse fuori le braccia. Anche, ecco, un altro chiodo fisso che c'era era quando c'era quel modo che non uscissero le braccia a bruciare il letto. Ecco, è così anche se uno vuole sempre quella cosa. Ecco. Ha un chiodo fisso su quella cosa lì. Un chiodo fisso in testa, se uno continua a dire voglio comprare quella moto, voglio comprare quella moto. È proprio il chiodo fisso su quella moto lì. Avere un chiodo fisso, ha un chiodo fisso, ok? Io spero che vi ricordate adesso, ve l'ho detto tante volte, che uno che fissa sempre una cosa e che lo ripete ha un chiodo fisso. Esatto. Buona serata. Ciao. Ci sentiamo presto. Ciao ciao. Ciao.